Mi amato in Cristo, un padre metropolite, vescovo, clero, soprattutto, vi ringrazio dal profondo del cuore per i vostri sentimenti, per la vostra presenza animosa e il vostro caloroso benvenuto e per l'affetto che elenco nei vostri occhi. Innanzitutto vorrei ricordare sua beatitudine a Becherellos, metropolita di Milano, nostro padre e nostro pastore, che ha fedelmente guidato il suo popolo con passione, onestà e rettitudine. Ha fondato il monastero di Ambescimola, la Clenedrita della Chiarella, ed è stato per tutti noi un esempio, un faro, un amministratore saggio e primoroso. Ha servito Cristo con purezza di cuore e giustizia, lasciandosi così una comunità amorevole, fraterna e prospera nella fede. Vorrei cogliere questa occasione per parlare soprattutto ai nostri giovani della nostra amata Chiesa Copta Ortodossa e della sua storia millenaria. La parola copta deriva dalla parola Egittos, ovvero Egitto. L'Egitto è stata una terra di accoglienza per i grandi padri della Chiesa come Abramo, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Giosuè e Geremia. E ovviamente per la Sacra Famiglia di Gesù. L'Egitto ha da sempre accolto e stata una terra generosa, di speranza e di rinascita dai momenti di difficoltà. La Chiesa Copta, che ha ormai alle spalle una storia di 19 secoli, è stata anche oggetto di diverse profezie del Vecchio Testamento. Per esempio, il profeta Isaia dice: in quel giorno ci sarà un altare dedicato al Signore in mezzo al paese d'Egitto. L'altare a cui si riferisce la profezia è situato nell'antica chiesa del monastero della Santa Vergine ad Al-Muharrak, dove soggiornò la Sacra Famiglia, che si trova a 350 km a sud di El Cairo, proprio nel centro del paese. La Chiesa Copta è stata fondata dall'Evangelista Marco l'Apostolo, che per primo si recò in Egitto a predicare il Santo Vangelo. Inizialmente predicò a Roma, insegnamenti a San Paolo, poi ad Aquileia e a Venezia, e in seguito San Marco dopo un periodo trascorso nella sua patria in Cinaica, andò ad Alessandria a predicare spinto dallo Spirito Santo. Lì fondò una fiorente comunità cristiana e ordinò oltre a 3 preti e 7 diaconi il vescovo Agnano, suo successore, che fu anche la prima persona ad essere convertita da San Marco in Egitto. Proprio ad Alessandria nell'anno 68 fu martirizzato. Senza dubbio Alessandria sarebbe diventata una delle città che maggiormente influirono sullo sviluppo del cristianesimo nei primi secoli della sua storia. Ad Alessandria troviamo le tracce della scuola di catechesi che il Didascalion è il più antico centro di scienza teologica della storia cristiana, dove la dottrina evangelica si sviluppò e si diffuse. Gli storici hanno chiamato la Chiesa Copta la Chiesa dei Martiri, non solo per il numero impressionante dei martiri, ma soprattutto per il loro desiderio che non nascondere la loro fede e nel considerare il martirio come porta che conduce ad una nuova vita, quella vera in Cristo. Le prime ondate di persecuzione iniziarono proprio con il martirio di San Marco, proseguirono sotto diversi imperatori romani e culminarono con Diocleziano, sotto il quale le violenze perpetrate ai danni dei cristiani furono le più violente e durarono circa 2 o 3 secoli. Tra i martiri più venerati ricordiamo San Mina,
Santa Rebecca e Santa Damiana, Santa Caterina e Santa Marina o San Avenò, e la legione di Teba di circa di 7.000 soldati cristiani che, capeggiati da San Maurizio, si rifiutarono di fare sacrifici agli dei pagani e furono tutti martirizzati negli Alpi Svizzeri. Il monachismo è il dono più prezioso che la Chiesa cotta ha offerto al mondo cristiano e si sviluppò come ordine tra il III e il IV secolo. Sant'Antonio il Grande, il primo monaco cristiano e il più celebre anacoreta, era un cotto dell'Alto Egitto ed è considerato il padre del monachismo. Inoltre, San Pacomio Abate fu colui che stabilì le regole del monachismo comunitario e fondò un monastero in cui la vita dei monaci era organizzata e regolata. Oggi raccolgono le eredità spirituali e morali di San Ambra Kirillus, appassionato monaco, in continuità ai suoi obiettivi e le sue aspirazioni, mi impegnerò a proseguire le sue opere, dall'edificazione di chiese costruite secondo la tradizione, l'arte e i canoni e dell'architettura della Chiesa copta ortodossa, espressione della nostra antica cultura ereditata dai nostri primi santi padri. Al proseguimento dell'attività di catechesi, fondando una scuola di formazione teologica simile della futura facoltà di teologia e per l'insegnamento delle diverse discipline ecclesiastiche rivolte ai giovani che aspirano ad una vita consacrata, all'istituzione di gruppi di giovani che operano nel volontariato e nel servizio sociale al fine di migliorarne la vita spirituale, che possa essere l'eventuale principio di una vita monastica. Vi chiedo di assistermi con le vostre preghiere e con le vostre opere buone al fine di portare a compimento questo ministero. Grazie.